Ciao, ben ritrovati. Allora, andiamo a vedere con questo interattivo se ci sono delle novità per i single, ok? Per chi è solo in questo momento. Allora, come varianti ho scelto delle carte da un mazzo che è un po' particolare, ogni tanto lo uso, e che ha proprio delle immagini senza un significato preciso, ok? Quindi fatevi richiamare dall'immagine che più vi attira. Allora, in questa prima, diciamo, variante c'è l'immagine di una mamma con una mamma, insomma, si presume, con un bambino che mangia il gelato. In quest'altra, la seconda variante, c'è un guerriero in una foresta verde, e la terza variante invece è contraddistinta da un'aquila. L'aquila sembrerebbe quasi un'aquila reale, un po' infuocata, ok? Quindi fatevi un po' attirare, mi raccomando, in maniera molto istintiva, e direi che poi possiamo partire. Allora, prima variante, hai scelto questa immagine di una mamma, insomma, con un bambino. Al di là dell'immagine, che non c'entra niente, andiamo a vedere se sta arrivando qualcuno, se è in arrivo qualcuno nella tua vita. Vediamo. Allora, abbiamo la giustizia, gli amanti, abbiamo già due arcani maggiori qui, e un 10 di spade. Cavaliere di spade, cavaliere di coppe e un 7 di spade. Guarda, quello che io vedo è che tu senti proprio che avresti proprio bisogno di giustizia in amore, no? Cioè, questo proprio come una sorta di senso di rivalsa con questa giustizia e il cavaliere di spade. E guarda caso, con gli amanti e il cavaliere di coppe, qui è in arrivo proprio una persona che va a spazzare via quelle che sono state delle problematiche passate con una persona, ok? Una persona che con questo 10 di spade e il 7 di spade non si è assolutamente comportata in maniera corretta con te. Quindi mi viene da dire che questo cavaliere di coppe, quindi questa nuova conoscenza sotto gli amanti, è un incontro che ti dà un senso di giustizia, finalmente, ok, rispetto a magari l'ultima esperienza che hai avuto. Quindi c'è un incontro. È un cavaliere di coppe, una persona molto empatica, una persona sicuramente che suscita emozioni. Vedi, orfani. Qui sento molto in questa prima variante proprio
non dico il bisogno, perché il bisogno non è mai un buon punto di partenza, però veramente vi sentite un po' orfani dal punto di vista affettivo, sentimentale, ok? Quindi questo incontro potrebbe veramente, al di là del fatto che poi duri molto, duri poco, però potrebbe effettivamente portare una nota di positività e di serenità e una sorta di appunto giustizia, cioè come se voi vi accorgeste che c'è, ci sono delle persone belle, ok? Ci sono delle persone positive. Cavaliere di bastoni, tre di denari e quattro di denari. Sì, è una persona che porterà del movimento, della passione anche, e porterà un po' di vita, mi viene da dire, anche nella vostra vita, ok? Quindi ci saranno degli incontri e soprattutto appunto una sorta di riempimento della vostra vita. È una bella novità, sicuramente. Pace, vedete? Vedete, avrete finalmente pace. Con questo incontro mi viene da dire che farete pace con l'amore, farete pace con, diciamo, le relazioni, no? Affettive. Molto bello questo. Quindi da orfani passate alla pace. Quindi questo è un incontro molto positivo che vi dà appunto un senso di giustizia, un senso di pace rispetto a tutto quello che avete provato in passato per quanto riguarda l'amore. E quindi vi porta assolutamente grande, grande positività. Bello, mi piace. Prima variante, ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, seconda variante, il guerriero nella foresta verde. Fa venire un po' in mente quei guerrieri orientali in queste foreste verdi. Andiamo a vedere se ci sono delle novità in arrivo per te, degli incontri, vediamo. Allora, abbiamo un due di spade, la giustizia è venuta fuori anche nella prima variante, e un sei di spade. Quattro di denari, fante di denari al contrario e regina di bastoni. Allora, seconda variante per i single della seconda variante. Quello che io vedo è che sicuramente stai andando verso un periodo molto più sereno, e
ti stai, diciamo, ti lascerai alle spalle tutti quei, diciamo, come posso dire, pensieri, no? Mentali, una sorta di blocco, ecco, mi viene da dire, ok? Ora, qui io non vedo molto, ma poi sono poi interattivi che poi ciclicamente io rifaccio, però qui effettivamente non vedo molto, vedo più che altro che tu andrai verso un periodo molto più sereno, ci potrebbe essere qui un incontro che però è al contrario, come se non fosse adatto a te, no? Per quello che è il tuo equilibrio, per quello che desideri tu. Quindi qui onestamente non si vede all'orizzonte, almeno nel breve, qualcuno, un incontro, ma comunque in maniera positiva si vede un tuo percorso decisamente più positivo con questo 6 di spade, la regina di bastoni. E dove veramente sarai molto più sereno, serena e quindi probabilmente attirerai anche, no? Manifesterai anche qualcuno. Un po' come questo guerriero che hai scelto, no? La regina di bastoni è un po' una guerriera, quasi come se tu dovessi prima sistemare ancora delle cose di te. Pace, vedi, è venuta fuori fra l'altro anche nella prima variante. Vedi, troverai una tua pace. Mi viene da dire che per te è più importante in questo momento trovare una tua dimensione, un tuo equilibrio, una tua pace che trovi assolutamente, ok? E dopo probabilmente arriverà anche un incontro, arriverà qualcuno. Ne prendo altre tre. Otto di denari, il mondo e la regina di spade. Sì, è un periodo come se tu ti fossi dovuto impegnare in qualcosa che riguarda la tua vita e che non ti ha permesso proprio anche di lasciarti andare, no? Di fare nuove conoscenze. Quello che io vedo è che cambierai proprio, ci sarà proprio un cambiamento per te decisamente in positivo e da quel momento probabilmente poi manifesterai anche un incontro positivo, un incontro interessante. Conoscenza profonda, sì, pace e conoscenza profonda. Allora, mi dispiace perché magari i single della seconda variante si aspettavano qualcos'altro, ma qui per i single della seconda variante più che altro è un percorso personale che state facendo, una conoscenza profonda di voi stessi per trovare una pace, ok? Per capire delle cose di voi e arriverete a, diciamo, proprio a questo cambiamento molto positivo dentro di voi e quindi inizierà una nuova fase in cui poi ovviamente poi ci saranno sicuramente degli incontri. Qui non si vedono, ok? Ripeto, è più incentrato proprio su un vostro percorso da, mi viene da dire, completare, ok? Per avere ancora capire delle cose di voi e ritrovare una pace e serenità. Ok? Seconda variante, questa è stata la tua lettura. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Eccoci, terza variante, questa aquila di fuoco, mi viene da dire, questa aquila reale. Allora andiamo a vedere per te se ci sono delle novità in arrivo, degli incontri, vediamo.
questa è rimasta fuori, ma la rimettiamo nel mazzo. Allora, abbiamo un re di spade, un tre di coppe e il papa. Cavaliere di bastoni, il mago, il 4 di denari. Ma allora, qui sicuramente c'è un incontro che porta a un inizio di qualcosa, un inizio anche molto piacevole, fatto di incontri, anche di passione, di entusiasmo. Potrebbe essere, allora, con questo papa e il 4 di denari non nego, non nascondo che per alcuni potrebbe essere una persona che è già impegnata, ok? E, se non fosse così, è una persona comunque, se non è impegnata, quindi se è libera, che comunque riveste una certa immagine. Ok, però sì, qui c'è un incontro che dà via, dà luogo ad un inizio e dà luogo quindi a degli incontri, del dinamismo, diciamo, ok? Tagliare legna. Interessante questa cosa, come se prima di fare questo incontro qualcuno avesse avuto bisogno di chiudere magari da poco una relazione, ok? Voglio prenderne altre tre per capire meglio, perché effettivamente qui per la terza variante ci potrebbe essere anche lo scarto, diciamo, di una persona per un'altra, cioè io scelgo a discapito del re di spade, scelgo il cavaliere di bastoni, ok? Quindi per alcuni potrebbe anche esserci, diciamo, per alcuni singoli ci potrebbero essere due conoscenze di cui poi avrà la meglio magari il cavaliere di bastoni, che è, diciamo, un archetipo molto più intraprendente, molto più passionale, ok? Allora, 9 di denari, 10 di spade e l'appeso al contrario. Allora, questa persona, questo incontro che farete è un incontro con una persona, ripeto, per alcuni di voi può essere una persona già impegnata, per altri invece è l'esatto opposto, pensate un po', potrebbe essere di quei proprio single incalliti, ok? Che però porta con voi, c'è uno sblocco, ok? Il fatto che ci sia l'appeso al contrario, sopra il papa e il 4 di denari, mi fa pensare per alcuni di voi che ci sia uno sblocco con una persona, per alcuni ovviamente, con una persona che conoscete già, indipendentemente dal fatto che ci sia stato qualcosa, ok? Come se per un po' di tempo la cosa si fosse un po' congelata, la conoscenza, e poi con questa appesa al contrario c'è questo sblocco, ok? Il vento cambia direzione.
Sì, allora qui devo dire terza variante, ci sono varie chiavi di lettura, sicuramente c'è del movimento, questo è un dato di fatto. E per alcuni potrebbe essere, come dicevo, una persona impegnata, anche se comunque vi farà stare bene, insomma, vivrete un momento di passione, di entusiasmo, di incontri piacevoli. Per altri potrebbe essere una persona con cui si era un po' congelata la conoscenza, che si va a sbloccare, ma in tutti i casi qui dice il vento cambia direzione, cioè c'è proprio una ventata di freschezza, una ventata di entusiasmo, di passione, ok? Quindi io vedo questo per te, terza variante, e indipendentemente dal fatto che sia l'amore, ok? Più che io non vedo qui l'amore con la maiuscola, però sicuramente c'è un incontro molto piacevole, un incontro passionale, qualcosa che finalmente ti darà, come dicevo, una ventata, no, di novità. Questa è la tua lettura, terza variante. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!